punks that need to take the medication. They don't know what's right. They just wanna make it through the night. We don't give a damn about the me generation. Ciao Nicolas, benvenuto nel mio blog, come stai? Ciao Linda, sto molto bene, sono sì? All'inizio dell'autunno, quindi mi sto adattando a questo cambio di stagione. Sì, ti vedo già con la felpa in tenuta invernale, io non voglio ancora mettermi la felpa, sai? Ti capisco bene perché ho delle resistenze. Anch'io. Cerco di fare dei piccoli passi comodi per scivolare senza accorgermene. Adesso sono ancora che la stagione. E beh, prima o poi lo farò. Senti, ti voglio presentare un po' al pubblico, perché io ti ho chiamato Nicolas, ma voglio ricordare che sei Nicolas Bonazzi, all'anagrafe, ma anche nome d'arte, giusto? Cantautore, artista, classe 1982. Vero. È vero? Confermo. Confermi. Bolognese. Giusto? Bolognese. E, raccontami un attimo, perché tu praticamente hai due aspetti, se ho ben capito, della tua vita importanti. Uno appunto bolognese, ma anche uno americano a New York, giusto? Sì, è stato, diciamo, questo lato più americano appartiene più al passato, diciamo. Sì. Perché insomma, da qualche anno non sto dando spazio a questo lato, perché sto seguendo appunto le mie attività qui. Sì. Però sì, c'è una città in particolare, come penso tu sappia, perché ti vedo documentata, che è New York, che ha avuto un ruolo molto importante per me nella crescita anche artistica, diciamo. Infatti, la volevo appunto ricordare, perché cosa ti ha lasciato questa esperienza e cosa porti comunque anche adesso nelle tue canzoni italiane? Ma guarda, può sembrare banale, perché alla fine mi sembra di non aver fatto nulla di straordinario, semplicemente avevo 20 anni e ho iniziato a fare questi viaggi per una serie di agevolazioni, insomma, di amicizie che avevo là. Sì. Quindi mi trovavo a passare molto tempo là, poi insomma sono rimasto anche per motivi di studio, ho fatto la tesi di laurea. Sì, perché ricordiamo che hai una laurea in scienze della comunicazione, giusto? Sì. Quindi... C'è una laurea, insomma, visto che c'è... C'è. Ti devo continuare... Me la sono dimenticata. No, bisogna ricordarla. Senti, ma adesso da qui in poi ti devo chiamare dottore o va bene continuare... Nicolas. Veramente continua Nicolas. Ok. Sì, il dottore non riesco neanche a girare. Non mi rispondi. Non ti conosco. Okay. Sì. Diciamo quindi che puoi immaginare un ragazzo di 20 anni che viene dalla provincia di Bologna, che è un posto magnifico, però insomma ha delle dimensioni un po' diverse, arriva in una città come la Grande Mela e comincia a mordere un po' questa mela. Che è veramente insomma, qualcosa che ti cambia proprio i connotati mentali, penso. E quindi da lì è iniziato proprio un lavoro dentro di me, un lavoro scalpitante, per cui mi stava tutto stretto qui, dove sono io in Italia. Mi sembrava tutto così limitato, così piccolo, come mentalità, ma anche come modalità. Quindi insomma, ho proprio vissuto come il sogno americano, anche se tanto insomma, di qualche anno, e poi insomma ho cercato di assorbire da questa città pazzesca che tutti conosciamo, ma che ha questa cosa che la rende unica, che è questo fattore umano, questo incrociarsi di storie pazzesche.
pazzesche, perché tutti transitano da lì, stanno andando da qualche parte, hanno un Certo. sogno in mano, hanno qualcosa da fare, un'ambizione. E veramente lì, se sei una spugna come io, ero poi un Giovane. momento giovane, molto curioso di capire cosa fossero anche le altre modalità di esistenza delle persone. Quindi ho fatto razzia, ho preso tutto quello che potevo e ho cercato poi di metterlo nelle mie Nelle canzoni. tue canzoni. Comunque è qualcosa che mi ha cambiato, ecco. Sì. E quindi ho avuto questo amore pazzesco per New Che York. Poi, come bello. tutte le grandi storie d'amore, a un certo punto, insomma, la distanza fa soffrire, fa Eh sì, non è proprio dietro piangere. l'angolo, però insomma è bello andare. Sembra di essere proprio in un film, anch'io sono stata e sembra di atterrare, sì, in un film, ed è veramente Ci tutto bello. sono tantissime dimensioni, c'è quella subito estetica che Sì, ti ti prende rapisce, immediatamente, è vero. ti rapisce, poi quando stai lì e cominci a vivere proprio anche un po' sotto la superficie, capisci la città, Esatto. come si muove, che l'oschia ha, le persone davvero chi sono, perché sono lì. Poi figurati, io un mezzo sociologo, diciamo, per professione, Figurati. per studio, cioè io per quanto riguarda vale per i miei denti, Ci no? credo, perché poi lì Meraviglioso. c'è molta diversità, però sono ben omogenei, nonostante tutte le razze, religioni, eccetera, non dà l'idea di contrasto, anzi, dà l'idea È proprio di una un città che è bella. fondata proprio sulla diversità, perché è fondata Sì, dalla diversità, no? E quindi poi ci sono tanti problemi anche lì, lo beh, sì, sappiamo, insomma, chiaro, certo. pillola, pillola, però rispetto a quello che vediamo qui da noi, certo, mi sembra di stare su un altro pianeta, Beh, beh, quindi tante volte mi trovavo qui, tornato a dire, ma pensa se arrivasse un newyorkese a vedere come noi giudichiamo certe questioni, che siano politiche, religiose, insomma, sì, varie. qualsiasi. Pensa che risate si fanno, cioè gli sembrerebbero delle cose proprio È pazzesche, vero. antiche, nella mentalità, cioè proprio gli verrebbe forse da sorridere, perché mi sembrerebbe che non siamo ancora arrivati insomma, a un grado di civiltà più aperto, Più ecco. Insomma, qui aperto. si scatenano tutta una serie di considerazioni politiche, quindi lasciamo stare. Chiudiamo la parentesi perché già il periodo è molto caldo tra Covid, Molto elezioni caldo. e scontri recenti tra Trump e l'altro. Lasciamo perdere. Ok, veniamo alla dea musica, va? E senti, Nicolas Galeotto fu l'incontro con Celso Valli, eh? Concesso Valli, sì, Produttore che ti ha lanciato, eh? è stato molto importante perché è stata la prima persona appartenente al mondo della musica, un nome molto importante, Sì, insomma, ben conosciuto, eh. e tra l'altro per me è simbolo di un tipo di musica alla quale io mi ispiravo tantissimo, la musica dei grandi festival di Sanremo degli anni fine 80, 90, Sì. di nomi importantissimi, Rossana Mazzotti, insomma, il pop italiano anche famoso nel mondo. E quindi il fatto di avere un riconoscimento da lui e di dire sento del materiale, lavoriamoci, è stata una delle più grandi soddisfazioni poi che ho avuto. Ci Infatti, credo. per scherzo, abbiamo lavorato a un provino che è stata quella canzone che ho portato a Sanremo. Quella di Quindi Sanremo era l'anno, ricordamelo, 2010, anno 2010. 10, e sei arrivato tra i finalisti di Sanremo, giovani, giusto? In realtà, proprio per essere onesti, io Sì? fui eliminato subito, Sì. dopo aver cantato, però Sì. quasi tutti pensano di ricordare che io sia andato in fondo, o qualcuno pensa anche di ricordare che io abbia vinto, ma io non lo lascio Sì, no, credere. vinto no, però mi ricordavo appunto tra i finalisti, ma forse appunto ricordo male. Beh, sei onesto comunque. No, no, lo dico, ma Sì, poi sì. sai, Sanremo è una cosa bellissima, importantissima, Sì, specialmente quando lo vivi per beh, la prima volta da giovane e certo. tutto, però tu sai che è un mezzo, cioè l'importante è poi far arrivare la canzone, e per Infatti. quanto sia nel piccolo o nel grande, la canzone è arrivata a tante persone che
che poi mi hanno restituito tanto nel corso di questi anni, quindi sono comunque contento, ecco, insomma. Infatti, no, ma infatti essere vincitore non vuol dire non essere, ecco, cioè essere poi riconosciuto, anzi, è proprio come dici tu, è un palco, una palestra, insomma, importante comunque sia il risultato, quindi insomma ti ricordano anche per quello. E poi cosa è successo? Dopo Sanremo c'è stata l'evoluzione, no, di altri brani? Allora, dopo Sanremo ho continuato, cioè, diciamo che dopo Sanremo c'è stato un po' lo spartiacque perché improvvisamente quello che era un hobby, un sogno è diventato una prospettiva di lavoro, comunque Sì. di ambizione. Quindi c'è stato un po' un periodo di aggiustamento per capire un po' come muoversi, anche perché non dimentichiamo che tutti questi anni, diciamo, no, 2000, 2010, 2020, insomma, tutto questo periodo, la musica ha iniziato un percorso di cambiamento, per cui sono successe proprio delle rivoluzioni incredibili nel sistema, quindi tutti noi alla finestra cercare di capire dove sta andando, come si sta evolvendo. Comunque io cioè, ho vissuto la musica da adolescente nel periodo in cui si vendevano i CD, quindi proprio gli anni d'oro Gli anni totale proprio d'oro. della musica, quindi non si badava a spese, insomma si coltivavano i talenti per lungo tempo, si scommetteva su degli artisti nuovi, tutto Certo. quello che piano piano è chiaramente decaduto Scemato. nell'ambito. È vero. Ti ho perso. Piano piano ci ha dovuto Ti avevo perso un misurare con attimo. questo nuovo. Ci Ok. sono? Ci sei Piano ora. piano ci mi sono dovuto misurare con questo nuovo, con queste nuove modalità. E Chiaro. quindi insomma, ho lavorato comunque, ho continuato a lavorare sui miei pezzi, facendo uscire alcuni brani, Sì, secondo ricordiamoli i me la titoli. logica. Sì, allora, un brano che mi ha dato molte soddisfazioni è L'ultimo giorno del mondo, Sì, che è un brano che è bello. uscito nel 2012, Carino. che diciamo prendeva un po' in giro questa profezia dei Maya, perché se ci ricordiamo doveva già finire il mondo nel 2012, Esatto, invece siamo ancora però qua per ora. siamo ancora qui. Qua siamo un po' acciaccati, ma Ci ci siamo. siamo. E quello è stato un brano anche che mi ha portato molte soddisfazioni. Sì. E poi ce ne sono stati altri, brani più leggeri, estivi, come Ho sempre fame, Sì. brani più impegnati, come uno degli ultimi che è Ali di carta, che è un brano personalissimo che ho scritto qualche anno fa, Sì. diciamo ripercorrendo una serie di situazioni che ho vissuto da bambino, riguardo a quello che oggi si chiama bullismo, diciamo, anche se non mi Sì, piace proprio categorizzare, però insomma ho voluto affrontare, diciamo, le mie esperienze di malessere certo. scolastico, ecco, attraverso brano. Insomma, a me piace cercare di coprire varie zone delle emozioni con i pezzi. Io dico sempre che mi piacerebbe, cioè penso come se ogni pezzo ha un colore, ogni emozione ha un colore diverso. Mi piacerebbe riuscire ad avere un arcobaleno alla fine in cui ogni canzone rappresenta un'emozione diversa Un'emozione e che le diversa. persone possano usare nella loro giornata, nella loro, per esempio, con l'ultimo pezzo, che è Sì, insomma uno dei motivi per cui ci stiamo esatto, che è solo fermando. cose belle, diciamolo, il Esatto, ma solo titolo. cose belle. Ho voluto coprire un'emozione precisa, che è quella di qualcuno che vuole chiudere la propria disponibilità verso le negatività, verso le persone, e cercare di impegnarsi a vedere intorno a sé solo il bello che c'è e stare bene. Quindi un esercizio per la felicità, ecco. Che bello, io l'ho ascoltata con molta attenzione, ti faccio i complimenti perché mi piace molto, davvero. Mette alla fine positività, no? Perché appunto è un inno contro la negatività, per cui alla fine è come fosse un catarsi, no? Una liberazione, è Esattamente, tra l'altro vero. infatti inizia proprio con questo che è una sorta di Di om, om, per cui sì, adesso meditativo. concentriamoci e proprio facciamo questo esercizio, proprio la catarsi, via, Ecco. via, mandiamo via tutto quello che è le persone negative, le persone che ti succhiano proprio l'energia, l'ossigeno. Certo. Ci fanno male, non le vogliamo, vero, Nicolas? No, Eh.
hai perché poi ragionissimo. secondo me ci possiamo sempre tutti chiaramente lamentarci delle nostre situazioni, ma alla fine dipende sempre da noi, cioè esiste la sfortuna chiaramente nella vita, lo sappiamo, ma poi è una scelta nostra se rimanere nelle situazioni negative, se rimanere a contatto con le persone che ci fanno del male a vari livelli, oppure cercare di risolvere la cosa. Quindi alla fine è una responsabilità nostra essere felici. E Certo. quindi e bisogna fare un piccolo esercizio. Io volevo darvi una canzone che aiutasse in questa pratica quotidiana. Quotidiana, e ci sei riuscito davvero. Io anche col tempo ho imparato, no, a liberarmi di persone, momenti, atteggiamenti negativi, no? Perché poi alla fine sei te che stai male, no? Non sono io. Quindi è proprio un'autoanalisi. E quindi è bello sentirlo anche in musica, anche quello che dici, no? Oggi il concetto di album legato al colore, bello, mi piace, dà proprio l'idea di un artista completo. Si vedono i tuoi studi, si vede la sociologia, è vero, salta fuori tutta, però è molto Beh, ti bello. ringrazio, mi piace molto. Io quando, cioè, mi piace molto quello che mi dici. Quando scrivo una canzone, cerco sempre, e poi la metto fuori, diciamo, al pubblico, cerco sempre di capire, ma questo pezzo può dare qualcosa a qualcuno, cioè può servire, ha una sua utilità. E adesso tante persone che mi scrivono: che bello questo pezzo, io adesso la uso per stare di buon umore la mattina, per sentirmi forte. E quindi io sono già contento. Contento, Sì. decisamente fa piacere. Sai, mi viene in mente anche Picasso. Sai che lui aveva anche i periodi colorati, no? Il periodo blu, il periodo rosso, così. È un po' la trasfigurazione anche in pittura che aveva lui, Sono i paragoni, cioè, nel senso, mi fa molto piacere, però insomma, tengo le distanze, giustamente, che Picasso è Picasso. Vabbè, sì, ok, Penso però di avere insomma. anche un libro qui da qualche parte, penso. Vedi, lo sapevo io che lo tiravi Può fuori, eh. E darsi. diciamo al pubblico che non ci siamo preparati, eh. Eccolo lì. Sì, c'è un Ah, libro, vedi? Ah, no, dai. librone, ci sono Ma. tutte le varie opere, quindi. Sì. Perché mi piacciono molto, Pensa mi a te. piace in generale. Ribadisco, non ci E quindi, siamo parlati io e te prima, no, hai visto? infatti te l'ho mostrato perché ce l'ho proprio nel raggio di 40 centimetri da me, c'è questo libro, quindi, Penso a te, ma è vedi, totalmente casuale, direi. vedi, vedi, ci ho preso allora, un po' maga, Sì. no, dai, e quindi adesso come intendi muoverti? Arriva un album, quindi, Guarda, Arcobaleno, mi piacerebbe, mi stai dando un'idea in realtà. ecco. Non mi sento, non so ancora pronunciare su come sarà l'album, se ci sarà un album. È chiaro che sarebbe un'ambizione a breve magari riuscire, però si tratta sempre di trovare la cornice giusta, il contesto giusto, Certo. capire come muoversi, perché sono felice di avere canzoni di cui sono fiero e che voglio far ascoltare, ma devo anche riuscire a far arrivare la gente tecnicamente, Chiaro. perché insomma, il canale, sappiamo, c'è tutta una lotta, no? Cioè, con Sì. artisti, insomma, un po' nell'ombra. Però posso dirti che ho lavorato con un produttore importante, Sì. che è uno, insomma, uno dei produttori, diciamo, più in voga al momento. Nome e cognome, Nicolas. Si chiama Federico Nardelli. Ecco. E dottori di gazzelle, insomma, di Beh, tutti i nomi. insomma, E sì. diciamo, perché ho proprio cercato un restyling di sound importante, per sempre a servizio delle canzoni, per riuscire a rendere più leggibili ora a chi ascolta musica adesso, per parlare un linguaggio forse più vicino a quello della musica Di che c'è in oggi. questo momento. Sì. E quindi ho delle cose che ho nel cassetto, di cui sono molto contento, e insomma spero di farvele ascoltare a breve. Infatti, io sono curiosa, di come sarà, perché lo voglio proprio toccare con mano quest'album, oltre che, vabbè, ascoltarlo, eh?
Non vedo l'ora. Chiaro, ormai è una cosa quasi mitologica l'album che si tocca, no? È Perché vero, tutti ma questi parlano tutti nel digital, no, ma io ti io capisco. sono ancora l'antica, Mi piace ancora il CD, il vinile, il libro di carta, sono ancora la carta e penna. C'è proprio una ritualità legata a questi Esatto. oggetti. Eh sì. E aiutavano proprio a, secondo me, aiutavano anche a considerare, cioè insegnavano un po' a tutti noi fruitori, quindi mi metto dalla parte di chi usava i CD, a considerare cioè la musica come un'arte importante, nobile, cioè avevi un oggetto, lo devi conservare, lo studiare, lo annusare anche il Sì, profumo di un è libro, vero, dei vero, brani di un vero. CD. Quindi dare un valore proprio, ti sembrava qualcosa di Un importante. significato. Oggi col fatto che scarichi la canzone o l'ascolti così più o meno gratis, ma non è solo un fatto di prezzo, è proprio, è tutto veloce, è in una memoria digitale, non sai bene se c'è, se non c'è, non la tocchi, non la annusi, la ascolti. O sai, i puristi dicono che il suono del vinile è inarrivabile, no? Per quanto è caldo, Bravo. è avvolgente, no? Invece il digitale è proprio il contrario. È il contrario. Però che dobbiamo fare? Purtroppo il mondo adesso è digitale, Dobbiamo dobbiamo avere a che fare, starci. È certo, per vero, forza. è vero, è vero. Pro e contro, eh? Beh, il digitale è veloce, pratico, puro, eccetera. Però appunto perde quel valore che hai appena detto, ahimè. Se dovessi a breve stampare un album, penserei anche al vinile, perché proprio mi piacerebbe Beh, questo oggetto da generare, no? e Quindi da beh, quella pagina così di vintage, di vero, di musica proprio sanguigna, no? Dal vinile. c'è tutta, e poi c'è tutto lo spazio immaginativo della copertina, del retro, cioè diventa proprio alla fine un libro, no? Una storia proprio, È sublime, vero. sublime. Tra l'altro, a proposito delle copertine, Sì. cito, diciamo, io collaboro con questa ragazza, un'illustratrice grafica, che fa dei lavori bellissimi, si chiama Giorgia Lancellotti, e le mie copertine le cura lei. Ah, Infatti anche vedi? la copertina di Solo cose belle, se la andate a vedere, L'ha fatta è lei? opera sua. Ecco. E immagino sicuramente in formato vinile sarebbe ancora Grosso. più, Sia sì, più fruibile. Sì. impattante. Sì, beh, sì. I tre canali sono fondamentali, no? Alla fine, visivo, Certo. uditivo e cinestesi. Assolutamente. Quindi, insomma, al via il vinile 33-45. Esatto. Bene, bene, Nicolas. Ricordiamo allora al pubblico dove ti possono seguire. Allora, sono su Instagram, Nicolas Ok. Bonazzi, su Facebook, quindi tutti i vari social ci sono. Nicolas Bonazzi e Nome su e cognome. YouTube Ok. trovate tutti i miei video, tutte le mie situazioni. Sì. E poi se mi seguite appunto sui social, se ci sono delle date, appena torneremo insomma ad uscire Ad dal uscire da quartiere, questo. suonare, tutte le news potete trovare su Spotify, chiaramente trovate tutta la mia musica, come su iTunes, tutti gli altri store digitali, quindi potete andare Bene, ad ascoltare. benissimo, benissimo, fatelo. Vorrei ringraziare anche Samantha della Newton Agency che ci ha dato questa opportunità di incontro, sempre Bellissima carinissima, Samantha. gentilissima, Assolutamente. vero? Sì. Ti mandiamo un E bacio. sì, ciao Samantha. Tanto noi ci sentiamo praticamente 10 volte al giorno via mail, Ah, quindi ecco. sì, carinissima. E poi anche il mio brand partner, Ottica Santa Lucia, che oggi mi ha fornito questi occhiali, non so se li vedi, hanno Fantastici. delle roselline, Bellissime. margheritine, per parlare d'arte, Bellissime. sono di Dolce & Gabbana. E mi ha detto, guarda, oggi per Nicolas ti do questi. Fantastico. Sapeva già il tipo che andavo a intervistare, Ah, pensa a te. però la prossima volta anch'io
anch'io, cioè nel senso ci raccogliamo Prossima volta sì. together. Esatto, sì, bello, anche quel filone lì, hippie. Sì. Ok. Bene, Nicolas, allora ti ringrazio. Io ringrazio te. Mi ha fatto molto piacere per ora conoscerti a video, ma insomma ti aspetto in Liguria quando le cose Volentieri. miglioreranno. Passo a suonare un po' delle cose che vedo dietro di te. E beh, ce n'hai, lì, Infatti. ukulele, classica, ho anche una batteria che non vedi, ma c'è. Ok. Sì, c'è tutto, Fantastico. tutto. Benissimo, dai. Bene, Piacere. A altrettanto. presto e solo cose belle per te e per tutti quelli che ci Grazie, parlano. anche per te, altrettanto perché ce le meritiamo. Lamento nel disagio che c'è, io stavo chiuso in me, e abbracciato al mio petto osavo chiedere, ma una gioia per me non c'è. Cose belle, persone belle, parole belle, voglio avere per me, solo stare bene, sentirsi bene, svegliarsi bene, solo gioia per me, solo cose belle, persone belle. Solo stare bene, sentirsi bene, svegliarsi bene.